Cercherò di porre delle domande, soprattutto nelle domande di essere breve, come mia abitudine, chi mi conosce lo sa, negli interventi pubblici. Sarà lui ad aggiungere quello che serve per dare una conoscenza di questa popolazione che visse storicamente, secondo le fonti, in Calabria dal 356, dalla metà del IV secolo a.C., fino alla fine del III secolo. Questa data viene fatta coincidere con il 202, la sconfitta definitiva dei cartaginesi. I Bresi avevano oscillato a secondo dei cantoni, alleandosi talvolta con i cartaginesi, talvolta con i romani. Questo probabilmente alla base dei comportamenti successivi, potremmo dire punitivi, operati da Roma nei confronti di questa popolazione. Una cosa però voglio dire a chi stamattina era presente alla presentazione di Sciabaca. Il nostro sindaco, forse preso da un ardore o influenzato, come dire, dalle notizie più diffuse sui Brezzi, li ha definiti rozzi. Voglio smentirlo subito, non è così. E chi ha in mano le quattro paginette che ho preparato e ho distribuito può vederlo dalle moneta d'oro, quella scritta Brettioi, e dalla corazza, dalla panoplia, dall'armatura completa con l'elmo, che è anche di fattura Brezia. E mi fermo qui e chiedo scusa ovviamente al sindaco per questa, come dire, amichevole smentita. La prima domanda è questa, Piero. Mi chiedo scusa, ma come al solito. Allora, la prima domanda è questa, me la sono scritta proprio per essere preciso. Davvero i Bretti sono i nostri ascendenti? E ancora, erano davvero una popolazione indigena, ovvero, come spesso è da taluni sostenuto, erano una costola dei Lucani, così come questi a loro volta lo erano dei Sanniti? Funziona, perfetto, grazie. Beh, intanto buonasera a tutti e grazie di avermi coinvolto in questa manifestazione che mi sembra molto saporita, piena di tante cose diverse. Dunque, il fatto dei Brezzi, intanto i Brezzi come si chiamavano? Perché mi pare che c'è un problema, no? Tra Brezzi e Bruzzi. Ma c'è un problema tra Brezzi e Bruzzi, esattamente come c'è un problema tra tedeschi e deutsche, tra tedeschi e alemoni, altrimenti dalla lingua con la quale si esprime il concetto. I Brezzi erano chiamati Brezzi dai greci, che scrivevano, appunto, come ha detto lui dopo mezzo, Brettioi. Ora, la fonetica della lingua greca è una fonetica diversa dalla fonetica della lingua latina. Quello che in greco si sente come epsilon, come e, quindi prezzo nel nostro caso, in latino diventa u e quindi prusi. Per esempio, quello che noi chiamiamo Brindisi, la città che noi chiamiamo Brindisi, in latino si chiamava Brundisium, quindi con la U, ma in greco si chiamava Brentesion, quindi con la E. Cioè lo stesso fenomeno che fa cambiare la fonetica, cioè il suono, da epsilon per il greco a U per il latino, eccetera. Quindi dire Brezzi o dire Bruzzi significa la stessa cosa. L'unica differenza naturalmente è se si fa riferimento a un odore antico greco oppure a un autore antico che scrive in latino. Questa è l'unica differenza. Dunque, da dove venivano questi Brezzi? Erano la costola di chi? Anche qui bisogna cercare di distinguere tra quello che dicono gli autori antichi e quella che può essere ricostruita come la realtà storica. Dei Brezzi o dei Bruzzi, diciamo così,
parlano solamente autori greci e autori latini. Autori greci e autori latini, i quali sono i portavoce delle città fondate dai greci sulle coste della Calabria alla fine dell'VIII secolo a.C., contro le quali i Brezzi compirono sempre delle scorrerie, delle razzie per fare bottino, per acquisire materiali, eccetera, eccetera, fino per esempio a conquistarne qualcuna come Terina, giù, qui Aulonia, sullo Ionio. E quindi questi autori greci, questi autori italioti, non avevano un sentimento di grande amicizia nei confronti di questi Brezzi e quindi ne parlano male, diciamo così, per semplificare. Dal canto loro i latini, cioè i romani, ne parlano male con loro per il motivo che ha appena detto Emilio prima, perché durante la seconda guerra punica, tra il 218 e il 202 a.C., questi Brezzi diedero molto filo da torcere ai romani in quanto si erano alleati strettamente con Annibale, che come sapete tutti non era tanto amico dei romani. Quindi le fonti antiche, sia greche sia latine, sono tendenzialmente contrarie ai Brezzi e ne parlano decisamente male. Ne parlano male perché appunto li considerano dei predoni, dei briganti, gente che andava rubando di qua e di là e cose del genere, che non avevano città, che insomma non facevano. E per quanto riguarda l'origine dei Brezzi, tra le più antiche notizie che si potessero recuperare nella ricostruzione della storia antica, viene tramandato che i Brezzi erano una moltitudine di gente diversa l'una dall'altra, gente raccogliticcia, che faceva i pastori come mestiere principale, quello dei pastori, che erano sottomessi ai lucani, dei quali appunto per le greggi delle quali facevano i pastori, e che la parola, il loro nome, il nome del popolo, i Brezzi, in lucano significava schiavo fuggitivo. Ora, schiavo fuggitivo non è un titolo di nobiltà, diciamo, fra di noi. Però questi Brezzi, quando sulla fine del III secolo avanti coniano le loro proprie monete, sulle monete scrivono Brezzi. Allora c'è da domandarsi com'è che un popolo sul segno materiale massimo della propria autonomia politica, che è la moneta, scrive un nome che secondo gli autori greci significa schiavo fuggitivo. Quindi è verisimile che questa leggenda di denominazione schiavi fuggitivi non sia una realtà effettiva, una realtà storica reale, quanto piuttosto sia uno di quei concetti appunto peggiorativi dei quali accennavo poc'anzi. Perché questo? Perché voi sapete che appunto la Calabria, specialmente questa zona settentrionale della Calabria, forse ancora un pochino più a nord, la valle del Crati, la valle del Saputo, eccetera, è stata la zona nella quale la città di Sibari, la fondazione Achea di Sibari, istituita intorno al 710 a.C., si espanse progressivamente, conquistando più che con le armi, più che con la politica, conquistando da un punto di vista economico le zone intermedie fino ad arrivare al Tirreno, dove fondarono altre proprie città a Laos e a Skitros. Allora tutto questo istmo del Crati, diciamo così,
segno geografico principale era ricco, tendenzialmente poi tuttora, di materie prime, legno, zolgenna, a Temesa c'era il rame e così via. E quindi i Sibariti progressivamente commerciarono, scambiarono i prodotti naturali, le derrate naturali, con prodotti finiti di propria manipolazione, con le popolazioni dell'interno. E di queste popolazioni dell'interno noi abbiamo notizia, sappiamo che si venivano chiamati enotri. E questi enotri progressivamente nel corso del tempo, dal VII al VI secolo, fino alla sconfitta finale, alla distruzione finale di Sibari nel 510, si adattarono, si vennero in contatto, si istruirono, si formarono sull'esempio dei greci, tant'è vero che poi alla fine del VI, dopo la distruzione di Sibari, gli enotri coniarono pure loro monete col simbolo del toro, che era stato il simbolo di Sibari. E abbiamo un paio di iscrizioni scritte con caratteri dell'alfabeto Cheo, che è l'alfabeto di Sibari, in una lingua che però non è greco, è una lingua italica. Questa lingua italica ha delle vaghe rassomiglianze col latino arcaico e quindi possiamo dedurre che questi enotri fossero una stirpe paleo-italica, come si dice, cioè degli italici. Questi enotri, naturalmente, proprio perché hanno coniato dopo il 510, non morirono tutti quanti, continuarono a vivere, evidentemente. Non ne sappiamo molto, ma qualcosa ne sappiamo, sono stati fatti degli studi anche recenti su come dopo il 510 nell'istmo di Sibari ci siano stati dei ritrovamenti archeologici che fanno vedere come c'erano delle piccole comunità che vivevano in questo territorio. E quindi questa zona fu poi dalla seconda metà del V secolo, cioè circa un secolo dopo la distruzione di Sibari, invasa dai Lucani. I Lucani erano appunto una costola dei Sanniti e si espansero dall'Appennino centro-meridionale verso la Lucania e verso la Calabria settentrionale. I Lucani erano un popolo molto coeso e guerriero. Vediamo nelle loro tombe sempre una lancia, una spada, un elmo, cioè un elemento, un segno della loro attività militare. Mentre invece nelle tombe degli enotri non abbiamo oggetti militari, oggetti di guerra, diciamo. Evidentemente i Lucani sottomisero più o meno violentemente gli enotri e quelli che rimanevano degli enotri, e quindi questi enotri sottomessi ai Lucani fornirono ai Lucani manodopera, servizi e via dicendo, e da qui molto probabilmente questa, come dire, questa malevolenza degli autori greci nel considerare i Brezzi, che sono poi gli enotri più recenti, servi dei Lucani. Passiamo a un altro aspetto che riguarda proprio i Bretti in quanto tali. A proposito dell'unità dei Bretti, dell'ipotizzata Confederatio Brettia, che sarebbe stata sancita nel 356 a Cosenza, che divenne nella stessa occasione metropoli Setonio Brettion, capitale dei Brezzi. Credo che tu ci debba aiutare a capire se era davvero tale questa confederazione, da un punto di vista politico come la intendiamo oggi, un insieme appunto coeso, come diceva il professor De Lucani, già che è reale il dubbio che non fosse così nei fatti, e lo abbiamo visto nel corso della seconda guerra punica, quando alcuni cantoni, chiamiamoli città per capirci, dei Brezzi, si alleano con Cartagine, altri si alleano con i Romani, e ancora anche
fra questi ci furono dei cambi d'alleanze che veramente poi determinarono, spero che tu ci voglia ritornare, il comportamento assunto dai romani nei confronti dei brezzi di tipo punitivo. Ma io credo che basta guardarsi qui intorno, almeno per me che sono estraneo a questi luoghi, ma voi ci vivete e quindi li conoscete molto meglio di me. Dove siamo? Siamo in una conca che è circondata da montagne. È una conca certo collegata con altre zone del territorio, cioè Corace, Trucche, Scorre, eccetera. Però questo qui è un comprensorio chiuso, un comprensorio che si può definire chiuso, che ha al suo interno tutte quante le opportunità per far vivere una comunità con un allevamento di bestiame, un po' di agricoltura, la cosiddetta silvicoltura, eccetera. E la Calabria, se ci pensate, è fatta sempre, specialmente nelle sue zone montuose, che peraltro sono una percentuale maggiore dell'estensione della regione, la Calabria, dicevo, è fatta da conche del genere, da comprensori topograficamente definiti. Allora diventa più comprensibile il fatto che in ognuna di queste conche si fosse insediato un gruppo più o meno numeroso, naturalmente a seconda di tante vicende, un gruppo che aveva, poteva sì avere contatti con altri gruppi che vivevano in comprensori simili, contigui, confinanti, ma che in realtà era autosufficiente. Ed essendo autosufficiente, seguiva un comportamento che faceva comodo a se stessi e non un comportamento che faceva comodo anche ad altri. Questa frammentazione territoriale della Calabria, io credo sia la spiegazione a monte, la spiegazione principe del come si è formato, di come si è strutturato, per meglio dire, il popolamento brezio prima e dopo la metà del IV secolo. Emilio appunto ricordava questa data del 356 a.C., data alla quale, secondo Teodoro Siculo, i brezzi da un giorno all'altro, dalla sera alla mattina, istituirono una federazione che combatté contro le città greche della costa, le città italiote, e conquistò il Ponion, Terina, eccetera, eccetera. Su questo c'è da capire bene come funziona la cosa. Intanto questo anno 356 non è un anno qualsiasi, è l'anno nel quale Dione di Siracusa, che era il cognato di Dionisio I tiranno di Siracusa e quindi zio di Dionisio II, succeduto al padre di Dionisio I tiranno di Siracusa, torna dal suo esilio in Grecia e si prova a scalzare Dionisio II dalla tirannide per prendersela lui stesso, non certo per ridare la libertà ai siracusani. Per far questo Dionisio si allea, guarda caso, con i brezzi. Si allea con i brezzi, i quali però fino ad allora erano stati alleati di Dionisio. Allora, come possiamo immaginare naturalmente, non sapere con certezza, in che maniera si sono svolti storicamente questi fatti? Possiamo immaginare cioè che sia durante l'alleanza con Dionisio, sia poi con l'alleanza con Dione, non tutti i brezzi erano alleati ai siracusani, perché come cercavo di dire prima, se il
territorio generale della Calabria è diviso in comprensori più o meno isolati, più o meno autosufficienti, gli interessi di ognuno di questi, l'interesse di ognuno di questi comprensori non necessariamente coincide con gli interessi del comprensorio vicino o popolare. E quindi ogni comprensorio, ogni comunità di comprensorio segue la sua politica, diciamo così, segue il proprio comportamento, cercando naturalmente di perseguire il proprio massimo vantaggio, magari anche a detrimento. Allora dicevo, questa competizione interna la vediamo tranquillamente anche all'interno dei Lucani, che come dicevo prima stanno nell'attuale Basilicata. I Lucani erano divisi fra di loro quando la zona fu percorsa dall'esercito di Alessandro Molosso. Alcuni dei Lucani erano alleati di Alessandro Molosso e altri invece gli erano ferocemente avversari, nemici, tant'è vero che poi Alessandro Molosso fu ucciso da un Lucano, almeno così racconta Livio. Ora, il fatto di aver conseguito l'alleanza, io credo, di alcuni dei comprensori dei Lucani, non di tutti quanti i Lucani, comportò anche da parte di Dione la necessità di rafforzarsi sul piano della propaganda, perché voi sapete che la propaganda, quando c'è un periodo bellico, è uno degli strumenti di guerra più importanti. Non solo le armi vincono la guerra, ma anche la propaganda, la voce che si diffonde, la pubblicità, diciamo. E allora che cosa può aver fatto Dione per propagandare il proprio partito, il proprio movimento contrario a Dionigio II? Dione può aver condotto una linea di propaganda dicendo che tutti i Brezzi stavano con lui, anche perché poi nessuno sarebbe andato a controllare, diciamo, e quindi in questa maniera, appunto, secondo Diodoro Sicolo, se l'ipotesi che ho proposto funziona, da un giorno all'altro nel 356 scoppia la federazione dei Brezzi, federazione appunto, come ricordava Emilio, che poi però non ha mai funzionato come una federazione. La federazione che noi vediamo ai nostri giorni più importante è la Federazione degli Stati Uniti d'America, quella è la federazione in cui, per esempio, ogni Stato decide per conto suo. Per esempio, in certi Stati degli Stati Uniti c'è la pena di morte, in altri non c'è per lo stesso reato, però quando si tratta di politica estera è la federazione che decide, non i singoli stati. E anche nei disegni costituzionali che ci sono stati in Italia e nelle riforme regionali vigenti nella nostra Repubblica, la materia della politica estera è una materia dello Stato, non è una materia delle regioni. La sanità è una materia delle regioni, ma la politica estera è una materia dello Stato. Allora, questa federazione dei Brezzi com'è che alcuni stavano con i Romani e altri stavano con i Cartaginesi? Com'è che durante il corso della Seconda Guerra Punica, che è durato 16 anni, alcuni di questi da alleati dei Cartaginesi sono diventati alleati dei Romani e viceversa? Significa, io credo, da un punto di vista logico, che gli interessi di quei particolari comprensori, di quei determinati comprensori, a un certo momento si sono modificati. E quando, dopo la battaglia di Cannae nel 216, Annibale ebbe il picco maggiore di
vittoria, di successo, di potere, eccetera, eccetera, poi fatalmente cominciò a scendere fino al 205, quando fu costretto a lasciare l'Italia da Crotone perché i romani piano piano l'avevano stretto nel quest'angolo di Calabria. E quindi i diversi comprensori, i diversi cantoni brezzi, se all'inizio dice Annibale vince i romani, via via, tutti con Annibale, poi man mano videro però che questi romani, insomma, non erano così teneri, diciamo così, e quindi mano a mano tornarono indietro. Ma non tutti, evidentemente, non tutti tornarono indietro. Per esempio, sappiamo da Livio che l'ultima guardia del corpo di Annibale, la battaglia di Zama nel 202, era composta da Brezzi. Anzi, naturalmente Livio dice Bruzzi perché scrive in latino, sono gli stessi. E quindi rimane fisso questo concetto di alleanza antiromana, di sentimento antiromano in gran parte, in buona parte, in una parte notevole di questi cantoni, di questa, dobbiamo dirlo, pseudo configurazione. E abbiamo, io credo, un altro elemento che ci dice che la Confederazione dei Brezzi è una invenzione di propaganda. Anzi due, scusate. Uno è che lo vediamo per esempio in Grecia, dove ci sono altre federazioni, gli Achei per esempio, i Tessali, gli Acarnani, che fanno delle confederazioni, pur rimanendo blocchi isolati, comprensori isolati. Tutte queste confederazioni hanno un santuario federale. Dodona, per esempio, è il santuario federale degli Acarnani, e così via. E nelle fonti che ci sono rimasti greche e latine non abbiamo nessuna notizia di un santuario federale Brezio. Può essere naturalmente che non ci sia rimasta la notizia, però anche da un punto di vista archeologico non abbiamo a oggi, poi ci penseranno i giovani naturalmente a continuare a scavare in Calabria, non abbiamo trovato nessun santuario che possa essere definito federale. E questo è un elemento, certo è un elemento, come si dice, è silenzio, che potrebbe non voler dire niente, ma è un elemento che deve essere considerato. Secondo elemento è quello delle monete, che appunto è stato già ricordato. Sulle monete c'è scritto Brezio, non c'è scritto, che ne so, Ipponion, Derina, che cosa, secondo le diverse città, c'è scritto Brezzi come confederazione, come nome etnico generale. Però su alcune delle coniazioni, ecco, scritto Brezio, c'è una lettera dell'alfabeto fenicio. Momento di panico, perché c'è una lettera dell'alfabeto fenicio? Perché i cartaginesi usavano l'alfabeto fenicio, perché i cartaginesi stavano a Cartagine, che sta nell'odierna Tunisia, come tutti quanti sapete, e Cartagine era la fondazione fenicia di Tiro. Tiro è una delle principali città fenicie dell'Asia Minore, dell'attuale Libano. E i cartaginesi fino a dopo Cristo, fino ai tempi di Sant'Agostino, scrivevano con l'alfabeto fenicio. L'alfabeto fenicio naturalmente aggiornato rispetto al fenicio dell'VIII secolo avanti Cristo, ma insomma sempre con lettere fenicie. Tant'è vero che può venire il fondato sospetto che in realtà le monete non fossero state coniate dai Brezzi, non fossero state coniate dai cartaginesi che occupavano dopo Canne la Calabria, parte della Basilicata, e che di nuovo queste monete con la scritta Brezzi fossero utilizzate come strumenti di propaganda da parte dei cartaginesi, i quali dicevano, con queste monete dicevano, tutti i Brezzi stanno con me, Annibale, con noi cartaginesi. Allora, se tutte queste ipotesi hanno
una percentuale decente di realtà, di rapporto con la realtà antica, anche la storia della metropolis, la dizione di metropolis tombrettiana che è affidata a Cosenza, e comincia un attimo a traballare. Per quello che riguarda naturalmente il periodo precedente al 202, precedente alla fine del terzo secolo a.C. Quando poi però, dopo il 202, la Repubblica Romana si estende su tutta quanta l'Italia meridionale e via dicendo, Cosenza diventa una città particolarmente notevole dal punto di vista economico, perché Cosenza era una delle porte per lo sfruttamento economico della Sila, la pece, il legname, l'allevamento del bestiame, eccetera, erano le voci principali dell'attività, della produttività economica della Sila. E da Cosenza, insegnate, si risale sulla Sila, così da nord, così come da sud, Crotone e Stromboli, l'attuale Stromboli, servono a salire nel Sila da sud, da sud-est. Quindi può essere che questa dizione metropolis capitale dei prezzi sia una dizione che si che fa riferimento a un'importanza economica successiva al terzo secolo avanti Cristo, e che, come succede molto spesso, sarà fatta risalire all'indietro nel passato per nobilitare la città, eccetera. E questo mi pare di aver risposto quasi. Dopo il 202, i prezzi, come già più o meno hai accennato tu, sembrano scomparire. Una digressione. A pochi chilometri da noi c'è Tiriolo, che dai ritrovamenti archeologici anche notevoli, e invito tutti a visitare il museo che c'è, oltre il parco archeologico che è proprio accanto, nell'ex campo sportivo. A proposito di Tiriolo, appunto, mi rifaccio al ritrovamento del famoso Senatus Consultum de Bacchanalibus, risalente al 186 a.C., ritrovato nel 1640 durante i lavori di costruzione del Palazzo dei Cigala. Allora, che succede? Siccome un popolo non scompare all'improvviso, che fine hanno fatto i Brezzi? I Brezzi hanno fatto una brutta fine. Hanno fatto una brutta fine perché... ma comunque non totale, per carità, però quelli che hanno fatto una fine l'hanno fatta brutta. Lo dice sempre Livio, che è il nostro autore principale per questo periodo, specialmente per le guerre puniche, che specialmente negli ultimi anni, prima del 205, quando appunto Annibale lascia la Calabria per Cartagine, ci furono eccidi, imboscate, cattiverie di ogni genere tra romani, cartaginesi e prezzi, e possiamo immaginare naturalmente che ci furono molti morti. Ci furono molti morti perché invece di combattere in campo aperto si combatteva per imboscate, così dice. Quindi un tipo di guerra sicuramente sanguinosa. Dopo la sconfitta di Cartagine, alla battaglia di Zama, i Brezzi, proprio perché erano stati così a lungo e fedelmente, almeno in parte, alleati dei cartaginesi, non furono fatti alleati, soci dei romani, come succedeva a tutti quanti i popoli che erano stati vinti in Italia. Non ebbero autorizzazione a prestare servizio militare nell'esercito romano e furono destinati solamente a svolgere officia servilia, cioè i servizi più bassi dell'esercito, facevano i corrieri, facevano i portantini,
lo facevano i servi pubblici dei magistrati, insomma, non un gran bel destino, diciamo così. Ora, dopo di questo, la parola Brezzi, notizie su Brezzi nelle fonti antiche non ce ne abbiamo più. Vengono sostituiti i Brezzi dai nomi delle diverse città, per esempio Lucilio parla dei Cosentini e così via, ma non c'è più menzione di Brezzi. E quindi dove stanno? Appunto, non possono essere stati ammazzati tutti quanti, questo è sicuro. Come dicevo, molti sono stati uccisi, per esempio negli scavi che sono stati fatti negli ultimi decenni a Vibo Valentia sono stati ritrovati dei carnai, proprio degli scheletri sepolti alla rinfusa, buttati giù nelle fosse. Alla fine del terzo secolo, almeno archeologicamente si datano in questa maniera, e evidentemente si tratta di prezzi, di ex prezzi morti e buttati nelle fosse. Il Senatus Consultum de Baccanalibus del 186, ritrovato a Tiriolo, è un elemento molto importante perché fa vedere come la Repubblica Romana, dopo aver vinto i cartaginesi nella seconda guerra punica e in attesa di vincere definitivamente Cartagine con la terza guerra punica che verrà alla metà del secondo secolo, cioè una trentina d'anni dopo, deve però controllare e stare attenta, diciamo così, a delle sollevazioni dei popoli italici che aveva vinto con la seconda guerra punica. Il Senatus Consultum de Baccanalibus va in contemporanea con la riforma, con la ribellione dei pastores in Apulia, cioè in Puglia. Contemporaneamente, ma un anno prima, due anni prima, gli Etruschi pure loro si danno da fare perché non erano contenti del governo romano. Insomma, il dopoguerra della seconda guerra punica non è stato un momento facile per Roma. E tornando quindi a noi, cosa vediamo? Che questo Senatus Consultum cosa fa? In realtà impedisce manifestazioni religiose relative al culto di Bacco o di Dionisio, e con la scusa che erano contrari alla pubblica decenza. Ma questa è chiaramente una scusa, perché in realtà il praticare questa religione di Dionisio serviva a raccogliere gruppi di persone che avevano sentimenti politici contrari a Roma, detto in italiano. Questo Senatus Consultum viene appunto decretato dal Senato di Roma e il testo del decreto cosa dice? Dice che è vietato per carità prestare culto a Bacco in più di 10 persone per volta, cioè evidentemente una limitazione di ordine pubblico, 10 persone, vabbè, le controlli 20, 30, 40, 50 già diventa più difficile controllare. E questa norma, questa restrizione di libertà religiosa viene estesa a tutti i cittadini romani, a tutte le colonie e a tutti i soci, cioè a tutti quanti gli alleati. E vabbè. Però, come abbiamo detto, i Brezzi non sono soci. E allora perché è stato trovato la copia di questo decreto a Tiriolo, che sicuramente è in territorio Brezio? E questo è un problema che insomma, bisogna cercare di risolvere. Molti ci hanno provato, ognuno
l'ha risolto a modo suo, il che significa che la risoluzione del problema non è una risoluzione facile, perché se no si sarebbero messi d'accordo. Forse dovremmo pensare che la copia del decreto doveva andare a Vibo, che è una colonia romana di qualche anno prima dell'emissione del decreto, però sotto l'ultima riga della tavoletta di bronzo che adesso sta a Vienna c'è scritto in agro tegurano, quindi non c'è scritto Viboni, non c'è scritto in agro tegurano, quindi questa copia doveva andare là, più o meno dove è stata trovata, nel 600. Non lo so, onestamente, credo sia più onesto dire che non si sa quando non si sa, quando non ci sono elementi per capire bene perché una cosa è successa. Ma questo significa che in agro teurano, cioè nel territorio di Triolo, qua sotto, c'era ancora una popolazione, che evidentemente era una popolazione di ascendenza brezia, era una popolazione di ascendenza brezia, di cultura sicuramente influenzata dalla cultura italiota, dalla cultura greca, e quindi verisimilmente all'interno di questa comunità si aveva il culto di Dioniso. Il culto di Dioniso, appunto, colpito dal Senato Sconsulto. Io francamente, ripeto, non sono capace di andare più in là di questo. E non per scusarmi, ma non lo so. Quindi speriamo che qualcuno prima o poi possa risolvere questo problema. Sì, abbiamo parlato dei prezzi prettamente dal punto di vista storico, politico, fin qui. Io vorrei che tu ci dicessi qualcosa dei prezzi dal punto di vista, come dire, architettonico. Sono stati anche dei bravi costruttori, penso per esempio a Castiglione di Paludi, penso proprio a Tiriolo, alle recenti scoperte effettuate nel 2015, è stato messo in luce strutture murarie, una pavimentazione molto preziosa con un mosaico che riproduce un delfino, che fa pensare a qualcosa di importante. Che cosa ci puoi dire di più? È che dobbiamo distinguere tra quella che è l'architettura, i tipi di costruzione di uso privato e quella di uso pubblico. Abbiamo qua e là in Calabria dei resti di costruzioni private, a Cosenza sotto gli strati romani, a Quapesa, a Rose, insomma ce n'è, non moltissimi, molto mal ridotti, però ci sono dei resti di edifici costruiti con dei sassi più o meno sbozzati, con blocchi non molto ben regolari. Sicuramente si tratta di zoccoli, di muri in pietra sui quali c'era un elevato in mattone crudo, talvolta una copertura di tegole cotte, altre volte no, e quindi dei tetti di fascine, di vimini, insomma, dei tetti deperibili, perché naturalmente nello scavo, se uno trova le tegole, vuol dire che c'era un tetto sopra. Se non trovi le tegole, vuol dire che il tetto era deperibile a San Marcino. E questa architettura privata, diciamo così, questi edifici di uso privato, non sono granché diversi dagli edifici privati delle città greche. La differenza più notevole è che questi edifici in queste zone che ho ricordato sono edifici isolati fra di loro. Le città greche, naturalmente, questi edifici invece sono accostati l'uno all'altro all'interno di un ordinamento urbanistico regolare. Accanto a questa architettura privata,
che non è, diciamo pure, il massimo esempio di tecnica costruttiva, per quanto rientra tranquillamente nella media del IV-III secolo a.C., ci sono degli esempi invece più notevoli. Tu ne hai ricordati due che sono sicuramente i più importanti: a Castiglione di Paludi, sopra Rossano Calabro, e a Tiriolo. A Castiglione di Paludi abbiamo questa enorme, sono più di 5 km di cinta difensiva, costruita in blocchi squadrati molto ben giustapposti l'uno all'altro, in altezza, con delle scalette interne per salire sui cammini di ronda sulle mura, con una grande porta difesa da due torri a pianta circolare, insomma una cosa di rispetto anche da un punto di vista quantitativo, cioè costruire una cinta di 5 km, pensateci, alta 6-7 metri, pensate un po' quanto tempo ci è voluto, quanti uomini a lavorare, quanta pietra da cavare, eccetera, eccetera. Rimane il sospetto, naturalmente, che questa cinta, il progetto della cinta e la gestione del cantiere siano opera del Prezzi. Qua, naturalmente, non sta scritto da nessuna parte ego Prezius feci, no? O in greco, o chissà anche in lingua. Questa tecnica costruttiva e le particolarità poliorcetiche della cinta stessa non sono affatto diverse dalle particolarità e dalle tecniche che vediamo in cinte difensive dello stesso periodo in Grecia, anche in altri luoghi dell'Italia meridionale, per esempio a Vibo Valentia. Quindi rimane il sospetto che i Brezzi del cantone di Castiglione di Paludi, no? I Brezzi in generale, abbiano assoldato una squadra di architetti e di operai specializzati nel taglio della pietra per costruire questa cinta difensiva. Anche perché la cinta difensiva di Castiglione dei Paludi è molto più raffinata è eccessivo, molto più curata di altre cinte difensive, sia sul versante ionico, a Pruia dei Cariati, alle mura del Nimbale di Pietro Paolo, alla stessa Stromboli di Pedelia. E quindi che usano blocchi non perfettamente squadrati, sono semplici muri di sbarramento lì dove ci sono varchi che facilitano l'accesso alla pianura sommitale delle colline. Non è appunto un sistema difensivo ben organizzato, sono sbarramenti, per carità, utili, però sbarramenti, no cinte. Allora, dicevo, viene il sospetto che Castiglione dei Paludi sia stata opera di architetti specializzati in costruzioni militari, mentre invece appunto Cariati, Pietropaolo, eccetera, potrebbero essere state invece opere, insomma, di qualche capomastro che è un pochino più furbo degli altri, che ha costruito questi sbarramenti un po' come veniva, un po' meglio possibile. L'ipotesi non è così assurda, nel senso che i Brezzi, appunto, a forza di rubare ai greci, erano diventati ricchi e quindi in condizione di assoldare squadre di tecnici, diciamo così, di maestranze specializzate, perché poi le maestranze specializzate, i tecnici, vanno dove c'è il lavoro. E non credo che si preoccupano molto se sono greci, Brezzi o qualcosa, basta che pagano. L'edificio di Tiriolo è una cosa eccezionale, veramente, è notevolissimo, è il secondo edificio in territorio Brezio, durante il periodo Brezio, che ha dei pavimenti musicati. L'altro è quello di Caulonia, dove c'è un drago marino bellissimo, colorato, con i denti così, che sta al Museo di Reggio Calabria. E
a differenza dell'edificio di Caolonia che è stato pubblicato, questo edificio di Triolo al momento non è stato ancora pubblicato completamente, c'è soltanto un piccolo debriant che viene distribuito al Museo di Triolo, che anch'io consiglio assolutamente di visitare. E in questo, e quindi le notizie che abbiamo, a parte vedere quello che c'è, le notizie che abbiamo vengono soltanto da questo debriant. In questo debriant però c'è scritto una cosa molto importante, che all'interno di questo edificio sono state trovate molte monete dei Brezzi, ma anche molte monete dei cartaginesi. E oltre a trovare gruzzoli di monete Brezzi e cartaginesi, è stata trovata quella che si chiama lo chapelet, cioè un insieme di monete ancora non battute e collegate l'una all'altro da tratti di asticciole di metallo. Che cosa sono queste cose? Sono i resti, la documentazione per meglio dire, della costruzione di monete tramite fusione, cioè c'erano le forme di fusione che erano costituite da incavi cilindrici collegati l'uno all'altro da un canaletto. Queste matrici, queste forme di fusione venivano sovrapposte l'uno all'altro, si colava dentro un bronzo fuso, il quale scorreva, riempiva i vuoti, trovava il canaletto, hop, e riempiva tutti quanti i vuoti. Poi, una volta che il metallo si era raffreddato, venivano aperte le forme di fusione, si tagliava il canaletto in modo che ogni moneta fosse libera per conto suo e veniva coniata, cioè veniva battuta col conio, il tipo che si voleva dare. Ergo, se abbiamo tutto questo insieme di monete, Brezzi e cartaginesi, e principalmente le prove che a Triolo si costruivano, poi si sarebbero coniate monete, vuol dire che lì c'era una zecca, e se c'era una zecca vuol dire che lì c'era un quartier generale dell'esercito, perché l'esercito combatte certo per amor di patria, ma combatte anche per il soldo, e quindi lì si pagavano le truppe sia Brezzi sia cartaginesi, se c'erano monete cartaginesi, visto che c'erano monete sia cartaginesi sia Brezzi. Tutto questo per dire che viene il sospetto che anche questo palazzo, questo edificio di Triolo, non sia una costruzione Brezzi, usata di Brezzi, ma costruita da cartaginesi, i quali erano un popolo culturalmente elevato. Che ne abbiano detto i romani, che erano appunto fieri nemici dei cartaginesi. I cartaginesi erano un popolo molto elevato culturalmente, ben fornito di soldi, che è una cosa sempre importante, e molto aperti alla cultura greca. Annibale parlava greco, parlava anche cartaginese, parlava anche greco. Annibale scriveva in greco. Annibale lasciò a Crotone, secondo Livio e anche secondo Polibio, una iscrizione in fenicio e in greco nella quale narrava le sue imprese in Italia. E questo, insomma, ci fa pensare. Abbiamo qualche altro minuto? Allora, un attimo solo, allora. Intanto invito quelli che non l'hanno fatto, ovviamente coloro che vogliono, a comprare questo libro, che non è soltanto un libro per specialisti, badate bene, è un libro per conoscerci, visto che il titolo della manifestazione che è stato scelto è Quando eravamo Brezzi.
se ci consideriamo discendenti di quel popolo, allora cerchiamo di saperne qualcosa di più. Qualcosa di più che ci viene narrata non da un appassionato, da uno che conosce molto bene questo popolo. Io continuo a chiamarlo popolo. Ringrazio ancora una volta Marco Rubettino e Florindo, la Rubettino, tutti i collaboratori, e soprattutto ringrazio Piero per aver accolto 2 anni fa, parlando a Taranto, l'idea mia di voler riproporre, ovviamente aggiornato, il suo vecchio libro dell'89, proposta poi accolta favorevolmente da te e da tuo fratello. Grazie, grazie ancora a voi tutti. Siamo noi a ringraziare te, Emilio, e ovviamente il professor Guzzo per questa bellissima e affascinante lezione. Ci ha fatto sognare un po' tutti quanti, tornare con la mente a questo grandioso passato. E, bene, volevo semplicemente invitarvi al prossimo appuntamento, che comincia fra poco, alle 7:30 all'Anificio Leo. C'è l'inaugurazione di questa bellissima mostra fotografica sul non finito calabrese, tema del quale parleremo poi anche domenica con una lezione di Prestinenza Puglisi, che è un critico dell'architettura, e con una serie di intellettuali che converseranno con lui su questo tema. Ci sarà anche un aperitivo per continuare poi piacevolmente la serata all'Anificio Leo. Alle 9:30 invece, all'Officina della Cultura, ci sarà Davide Giacalone, noto opinionista di RTL 102.5, con un tema per certi versi affine a quello di cui abbiamo parlato stasera, che è quello di Barbari e Nove Barbarie. Buon proseguimento.